Bene amici, eccoci qua, un altro backstage, questa volta mini, molto più easy, dove non sarò presente anche perché non ho il video operatore oggi che è impegnato in altro. E niente, è molto più semplice rispetto ad altri scatti, questa è una luce molto, molto semplice, utilizziamo una luce dalla finestra, quindi niente flash, niente LED. In questi casi qua cosa si fa? Si mette di solito un pannello diffusore, come ho messo io in questo caso qua. Io addirittura ho lasciato la tenda dietro, così fa una doppia diffusione e la luce resta più morbida. Sfondo nero solo sulla base e poi ho un po' di idee, non so ancora, anche perché adesso vi faccio vedere il soggetto che secondo me è fighissimo, lo bramavo da tempo e finalmente sono riuscito ad averlo. Ed è questa. Questa è una bottiglia di gin che tra l'altro sì, da distillerie del Regno Unito, però con erbe botaniche africane. Tra l'altro qua c'è un bellissimo logo del Baobab ed è stupenda perché è opaca. La bellezza di questa bottiglia è il fatto che sia opaca, quindi innanzitutto non ci perdiamo in riflessi, controriflessi. Certo, non è semplicissimo perché quando è opaca c'è il problema inverso, ovvero che i riflessi si vedono molto meno e il riflesso comunque ci deve essere perché comunque un vetro deve dare una forma, deve dare forme con luce e ombre. Quindi non è che metti la bottiglia lì e scatti. Bisogna lavorarci sopra, però non c'è il riflesso di noi, della macchina fotografica, degli oggetti, quindi io adesso la fotograferò da sola, non metto bicchieri laterali, anche perché è una bottiglia molto bassa. Questa viene servita in bicchieri decisamente alti, di fianco, risulterebbe più alto il bicchiere che non la bottiglia, quindi la farò singola. E, dietro ho messo una texture, come dicevo, arrugginita, che è un vecchio cartello dei gelati. Vedremo se risulterà bene, poi vi farò sapere. Comunque vedrete poi lo scatto finale. E niente, ho più di un'idea, nel senso che non so se tenerla con lo sfondo nero, che è questo, o comunque altri cartoncini che magari sono anche in condizioni migliori rispetto a questo, oppure a me piacerebbe usare tipo questa cosa qua. Devo vedere se con il dark risulta bene. Credo di sì. Secondo me è bella da vedere perché comunque ha una buona illuminazione. Con l'illuminazione giusta qua si creano ombre e luci praticamente in queste scanalature qua, in questa lavorazione qua, magari da carattere. Dobbiamo provare. Se no, ne ho un altro che è molto interessante perché assomiglia ai tappetini che mettono. Questo qua è uno zerbino, eh? Però è praticamente uguale alla lavorazione del tappetino che usano sui banconi dei bar o comunque dei pub. Quindi anche questo può risultare interessante. Forse questo qua è ancora meglio. Sarà probabilmente la base finale. Non lo so, però credo che utilizzerò una cosa del genere, adesso vedo. E poi ho gli immancabili costosissimi cookie, e questi sono, come vedete, interessanti per lavorare, vedete? Ecco qua la cosa stupenda è che qua il riflesso, anche utilizzando, cioè se fosse stato vetro questo, con un pezzo di alluminio così avremmo proprio bruciato, invece vedete, anche solo regolando che luce che viene stupenda, perché essendo opaco la luce viene assorbita. È molto bello. Adesso devo vedere come risolvere il problema del tappo, che ha sempre questo, dovrò fare una pulizia accurata sulla parte del collo e niente, vi farò poi vedere la foto finita, anche perché qua oltre a questo non ci sono altri tipi di lavorazione. Al massimo si possono usare ulteriori pannelli bianchi di carta, ma è comunque uno scatto decisamente semplice. In questi casi qua, la lavorazione maggiore è in post-produzione, perché
dove si vede l'etichetta, che poi in realtà è una cosa serigrafata in oro, e il baobab è rosso, ecco lì bisogna lavorare bene per far uscire bene il colore e la luce. Bene ragazzi, brevi considerazioni finali. Allora, alla fine non abbiamo utilizzato la texture iniziale che era quella arrugginita, quella in metallo, perché staccava troppo e non creava queste luci morbide. In questo caso qua invece col pannello nero dietro, con un cartoncino nero, abbiamo creato comunque una situazione completamente dark. In più io questo cartoncino l'ho allungato, l'ho fatto arrivare più o meno subito dietro la bottiglia, di modo che creasse un fascio di luce qua e qua con l'ombra della bottiglia. Poi vedrete nella foto finale che il risultato è molto bello e qua va a morire, va ad ammorbidirsi e finisce poi al nero. Ovviamente quando si ha lo sfondo nero si può lasciare o con lo sfondo nero oppure se sapete usare un po' Photoshop e avete anche delle texture vostre ad alta risoluzione, le potete inserire, fondere su livelli, divertirvi, giocare come volete voi, aggiungere una vignettatura per dare, di solito quando si fa il dark si fa una vignettatura luminosa subito dietro, come fosse un'aura di luce, chiaramente con una buona opacità, cioè non molto forte, non al 100%, magari 60-70% per dare un po' di interesse in più a quello che è la bottiglia o comunque il soggetto. Per quanto riguarda i riflessi, abbiamo utilizzato, come abbiamo detto, la luce principale che è questa qua dalla finestra con pannello diffusore bianco e poi io ho utilizzato l'alluminio perché comunque l'etichetta non è in carta. Questa è in carta, però questa qua è serigrafata e l'alluminio rendeva molto di più rispetto a un pannello bianco o un foglio bianco. Comunque a me piaceva di più. Poi la parte finale, che è stata tra l'altro molto semplice, ma perché sono stato fortunato, con questo, ripeto, cookie molto costoso, eccolo qua. L'ho posto qua lateralmente, vedete? Adesso qua non si vede forse benissimo, però la differenza la vedete così. Senza, con questo qua che illumina la parte qua sotto bianca e la parte finale del logo, così praticamente noi andiamo a riflettere completamente a specchio il riflesso che c'è dalla parte sinistra e quindi abbiamo perfettamente il riflesso perfettamente uguale sia a sinistra che a destra. Chiaramente in base a come lo muovete potete dare più morbidezza o più durezza, potete creare delle linee, potete fare un po' quello che vi pare anche a vostro gusto. Io consiglio però sempre di fare comunque, soprattutto quando fate scatti commerciali, un riflesso uguale per tutte e due le parti, per tutti e due i lati della bottiglia o comunque del soggetto. Altre considerazioni, alla fine ho usato quella base che vedete, che è un semplice zerbino da pochi euro. Imparate sempre a guardare questi oggetti che magari possono essere inutili o comunque vengono usati per quello per cui sono stati fatti, in questo caso come uno zerbino. Però se si usano delle luci particolari e si hanno comunque delle idee abbastanza particolari, appunto come la luce, possono risultare molto belle e molto creative. Detto questo, io vi saluto, se vi è piaciuto il video mettete like, iscrivetevi al mio canale e attivate le notifiche per vedere le prossime puntate. Ciao ragazzi, alla prossima!